parola al segretario per l'appello. Buongiorno. Lembo Marino. Lembo Sciro. Presente. Mazzina Paola. Presente. Ciuccio Salvatore. Presente. De Simone Anna. Assente. Di Meglio Ludovica. Presente. Romano Enrico. Presente. Dorazzi Bruno. Presente. Tortorino Gian Giuliano. Presente. Federico Costantino. Presente. Falco Paolo. Presente. Esposito Melania. Presente. Bozzautre Roberto. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, gli adempimenti preliminari ai sensi dell'articolo 21 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvazione dei verbali precedenti. Ci sono osservazioni sui verbali delle sedute precedenti? No, i verbali si intendono approvati. Passiamo quindi al secondo argomento all'ordine del giorno, che è la revisione periodica delle partecipazioni. E il relatore, l'assessore Salvatore Ciuccio. Consigliere, prego. Ho chiesto di poter avere la parola. Ma è un intervento inerente a questo argomento? No. È un altro argomento, il profilo che il mio intervento è altro, brevissimo, pochi secondi. E nella qualità di presidente della commissione statuto sì. Quindi c'è la possibilità per me di riferire al consiglio. Il problema che voglio sottoporre al consiglio comunale, ai due schieramenti che compongono questo consiglio, la maggioranza e la minoranza, riguarda il problema dell'area marina protetta, che è stato oggetto di esame, valutazione e da approvazione dalla commissione stessa, che è venuta poi in consiglio comunale. Non mi era stato però riferito in quella sede di approvazione che questi ultimi adempimenti non erano stati concordati con il comune di Anacapri. Il comune di Anacapri, che come ben sapete, attraverso i suoi vertici istituzionali ha manifestato espressioni di forte critica nei confronti del comune della Cava, che ha sentito addirittura di interruzione dei rapporti istituzionali, dei guenti e così via. Credo che quindi sia doveroso per questo Consiglio Comunale rivedere e chiarire gli estremi dei rapporti anche per quanto riguarda la delibera che era stata adottata sulla base delle indicazioni della Commissione Salute e Regolamento, di cui, ripeto, non era conoscenza del Presidente la mancata concentrazione di quegli elementi, cioè in assoluto e totale monopolio, perché credo che l'atto che si proponeva di deliberare fosse a conoscenza del comune di Anacapri, e quindi avevo dato sicuramente in maniera estremamente accelerata l'approvazione del provvedimento. Quindi, per quanto mi riguarda come presidente della società, faccio questa richiesta al Consiglio Comunale perché già oggi possa esprimersi sui rapporti con il comune di Anacapri ed in particolare sulle vicende dell'area marina protetta, che è argomento che credo correttamente e giustamente sia interesse di questo Consiglio Comunale nelle sue anche diverse articolazioni, nelle sue diverse posizioni, ma comunque in questo tipo. Quindi questo era l'argomento che volevo sottoporre all'esame del Consiglio. Poi, per quanto riguarda gli interventi, c'è il nostro capogruppo, quindi dopo un cappello mi metto quello più di consigliere comunale per anticipare, diciamo, anche questo aspetto dell'intervento che immagino sia per fare il nostro capogruppo, quindi come consigliere comunale. Grazie. Allora, in realtà
Passo la parola al consigliere. Sono stessa argomento a questo punto. Sì, no, perché... fatemi capire cosa sta facendo. Presentare una mozione. Presentare una mozione. Sì. Oltre all'intervento di Costantino che ha... L'intervento di Costantino era chiaramente sottoporre una questione al Consiglio e può chiaramente rispondere il consigliere Mazzina. Però vedo che anche un documento da sottoporre al Consiglio Comunale. Sì, una mozione. In base al regolamento. Ok, la parola al consigliere. No, sì, se sullo stesso argomento che sì, dobbiamo venire a prendere lo stesso argomento. Prego, io? Sì. Prego. Allora, in realtà, sulla base anche di quello che... Sulla base di quello che diceva Costantino, la nostra intenzione sarebbe quella, visto il riattivarsi della questione della discussione e il velocizzarsi, speriamo, dell'iter della costruzione di una normativa protetta, è proprio quello di evitare che le problematiche intercorse nelle scorse settimane con il Comune di Nagari possano essere in qualche modo foriere di un rallentamento da questo punto di vista, o comunque di un'incongruenza di ragionamenti che possa portarci a perdere credibilità davanti al Ministero o agli altri organi con cui ci interfacciamo da qui a breve. E quindi la mozione ai sensi del regolamento che volevo presentare, oltre a essere una volontà del funzionario di Armadio Azzino di attivare i rapporti con il Comune della Gabbia, il tentativo di trovare un'intesa istituzionale, anche quella di la proposta di creare una commissione intercomunale sull'argomento della famiglia protetta che vede quindi tutti gli schieramenti politici di ambiti comuni presenti, in modo tale che questa commissione, oltre ad occuparsi delle situazioni che riguardano la famiglia protetta, che da qui in avanti saranno sempre tantissime, perché c'è comunque tutto un lavoro da svolgere per quanto riguarda la strutturazione di questa marina protetta, la sua governance e quant'altro, possa essere anche una camera di decompressione oltre di compensazione per quanto riguarda questi rapporti. Quindi nel momento in cui non si riesce a trovare un'intesa, a superare quello che in qualche modo questo blocco che in questo momento si è creato con i Nagabi, isolare un attimo la vicenda della marina protetta, che è quella più bellente e immediata che riguarda le due comunità e le due amministrazioni, e quindi la mozione diciamo tendenzialmente ha questo significato, e quindi chiederemo al Presidente di acquisire gli atti del Consiglio di poterla discutere. Pur sapendo... No, questa era la condizionale che non adesso. Quindi non è protocollata. No, stiamo mettendo in questo momento gli altri. Allora, pur se, come dire, il regolamento sappiamo benissimo che prevede che la mozione sia acquisita agli atti di questo consiglio, magari la discussione venga poi proiettata al prossimo consiglio, secondo la sezione di Sana 42. Chiediamo di poter discutere già adesso, nel momento che non è niente di che, è decisamente innocente, nel senso dare mandato al sindaco di riattivare i contatti e proporre ad Nagabi di creare una commissione intercomunale, visto che tra l'altro purtroppo la lettera del 9 dicembre che manda il Comune di Nagabi, come diceva Costantino, sembra un pochettino smentire alcune dichiarazioni fatte dallo scorso consiglio, dove l'accordo tra i due comuni, seppur temporaneo, ci sembrava in qualche modo fatto. Io al dottore ho fatto una domanda specifica in questo senso perché non riuscivo a capire, eppure assicurato il mio voto favorevole con le dichiarazioni che poi ho preso, era anche dovuto a questo convincimento. Se questo convincimento viene meno, fermo restando la mia posizione sulla marina protetta e per tutto il gruppo che rappresento, ovviamente c'è un ostacolo in più che dobbiamo superare, quindi la volontà di presentare questa mozione, lungi da voler essere diciamo, polemica rispetto alla questione, ma vuole essere tesa a aiutare e a superare un momento di impasse che potremo pagare a caro prezzo, perché poi si va dal ministro da un giorno, due giorni, una settimana, i due sindaci vanno a dire due cose differenti, penso che perdiamo una volta per sempre il treno, insomma, questo è il tema. Allora, intanto acquisisco questa mozione all'ordine del giorno. Sì, noi chiediamo anche di poter discutere del consiglio. Nel frattempo do la parola al consigliere. Sì. Intanto grazie per avermi dato l'occasione di ritornare su questo tema che mi sta particolarmente a cuore. Parto intanto dal tema della correttezza istituzionale. Giustamente il consigliere Costantino Federico chiedeva spiegazioni in qualità di presidente, ma anche in qualità di consigliere, proprio per rispetto, di un chiarimento sulla faccenda appunto della rapporto. E lo stesso faceva Roberto Bozzotto. Ricordo che entrambi, appunto, sia in commissione che il Consiglio mi posero la stessa domanda e io l'altra volta come oggi do la stessa risposta, ossia noi il 18 ottobre scorso ci siamo riuniti qui e non c'ero soltanto io,
c'era l'assessore Ciuccio, c'era il sindaco, c'era Sergio Federico che volle appositamente presente, perché trattandosi di un tema di rilevanza che riguarda l'interesse suo, quindi volevo che ci fosse anche una persona che tecnicamente potesse dare il suo contributo a questo. E c'erano per Anacapri, c'erano i due consiglieri Lorusso e l'assessore Mazzarella. Questa riunione istituzionale nasceva proprio dall'esigenza di condividere e concordare una soluzione. In quella riunione, che stava andando in una direzione diversa, perché come vi raccontai, come mi riferì, il punto di debolezza stava tutto ruotava tutto attorno al riparto, esatto, al riparto futuro. Vi confido il mio pensiero, che ce l'avevo già letto appena sentito questa notizia nella scorsa consigliatura e che poi si è robustita nel corso di questa consigliatura. Non credo che sia stata una scelta felice quella sostanzialmente di dire peschiamo dalla tassa di sbarco, perché poi è diventata fuorita appunto di occasioni per andare oltre le situazioni dell'area metropolitana. Comunque, è infatti poi diventato quello strumento su cui si cicciolice. Ora, certamente una cosa c'è, come l'altra volta, così oggi, vi ribadisco che in quella riunione, ripeto, nata sulla base di premesse diverse, fu trovata questa soluzione, condivisa da tutti i presenti, di dire, per evitare che ci siano, che le soluzioni diventino foriere di fraintendimenti futuri su come andare a ripartire questo benedetto 0,10 in più, facciamo una cosa, troviamo una soluzione salomonica. L'aumento sarà circoscritto solo al 2020 e limitatamente al raggiungimento dei 200.000 euro. Di qui la domanda che pose Sergio Federico: se dovessimo andare oltre 200.000, l'eccedenza, come la andiamo a distribuire? Si disse lo distribuiremo laddove si raggiungesse per ragioni ambientali. E se non dovessimo raggiungerlo, tireremo una linea a fine 2020 e ci regoleremo di conseguenza. Intanto troviamo questa soluzione di bilanciamento, che eviti di, come di doverci innescare altri meccanismi a dover fare i bracci di ferro. È nata questa proposta avanzata al Ministero di concorrere con la tassa di sbarco, è nata solo ed esclusivamente per l'istituzione dell'area Maria Antonietta, e tutti quanti condivisero questa cosa. Per cui perché dobbiamo renderla, come dire, in prospettiva permanente? Quindi rispetto a questa soluzione che riconosco trovò il sindaco, il nostro sindaco Marino Limbo, tutti riconobbero la praticabilità di questa soluzione. Soluzione che poi è stata successivamente, mi riferisce il nostro sindaco, anche condivisa tra Marino e il vice sindaco di Anacapri. Che qual è l'errore? Però lo riconosco, qual è stato l'errore? Io purtroppo evidentemente appartengo a una vecchia generazione, nonostante l'età, che aveva una stretta di mano, una parola data fa la differenza. Successivamente, e quindi, nonostante io Sergio Federico sollecitai tre volte di fare il verbale, non lo fece. E mi porto dietro però la consapevolezza e la serenità d'animo che quella soluzione fu condivisa dai presenti e successivamente confermata telefonicamente. Dopodiché soltanto gli stupidi non cambiano idea, certamente io non è che posso costringere gli altri a non cambiare idea, però una cosa è certa, che si può cambiare idea, ma non con questo, trascinando le persone in situazioni che sono diverse, cioè lasciando credere che poi non agite in solitudine, ma non fosse altro, perché ve lo dico con grande sincerità, siamo su posizioni diverse, ma se non fosse stato, io non avevo nessun interesse a dire quello che ho detto e che oggi, ancora oggi, con grande serenità mi sento di ripetere. Punto primo. Punto secondo, quanto al... E rapporti chiaramente, come dire, è interesse comune di tutti quanti. Voi per primi, però, del banco, che oggi state in banco dell'opposizione, mi risulta che tre anni fa, pure dovessi dire tre o quattro anni fa, vivesse la stessa situazione, come dire, di rottura istituzionale dinanzi al prefetto. Quindi, insomma, stiamo qui e penso che ognuno è pronto a fare la sua parte, perché penso che siamo tutti. Sì, cioè, io sai qual è il problema, che mi vengo anche nei panni di un prefetto, una cosa che dice. Ma di che stiamo parlando? Io ho visto le trasmissioni ancora, eccetera, che veramente ci hanno preso a dire. Allora, questo credo che sia l'interesse di ciascuno e cosa. Dopodiché, il tema dell'area marina protetta è un tema che consentirà a tutti quanti di dimostrare dietro le parole se ci sono veramente le intenzioni o se non ci sono. Li presteremo tutti quanti, in maniera tale che poi alla fine io e me stessa potrò dire ho fatto la mia parte. Poi, chi lo vuole fare? Mi giro dietro
e dico facciamo un attimo la gamma e così vediamo effettivamente. No, come questa nota del 9 dicembre che tutti abbiamo ricevuto ha avuto un riscontro da parte del Comune di Capri, cioè qui praticamente mi sembra di capire. La nota del 9 dicembre si chiama il rapporto istituzionale. No, ma il punto di sbarco della vicenda con cui di sbarco. Ma perché la lettera se non ricordo mai. No, ma parlo soltanto del motivo veramente con cui ti sbatto, una nota del 9 dicembre che a tutti i consiglieri e alle associazioni e al sindaco per la conferenza, ovviamente. Perché da qui mi sembra che su questo argomento anche ci sia una situazione che si è raffreddata, congelata e che non abbia incontrato ancora una. Allora, io mi scuso, ma un problema familiare che mi allontanava, diciamo. Già l'avevo detto prima, ma lo prima te lo stavo dicendo, mai sentito, volevo solo dire questo, non abbiamo nessun problema con il Comune del Comune della Gatta, il problema accade il Comune della Gatta, nel senso che è posto su un problema dove abbiamo divergenze, quindi una diciamo, linea di demarcazione. Io penso che ho sempre detto questo, che noi siamo una sola isola, queste cose secondo me hanno diciamo, una poca diciamo, importanza. Noi non abbiamo, molti non hanno voluto neanche replicare per evitare di accentuare diciamo, polemiche, cosa c'è, non mi sembra il caso diciamo, di poter portare avanti delle polemiche di nulla. Quindi diciamo, da parte nostra non c'è nessuno, assolutamente nessuno, c'è la massima disponibilità, anche su argomenti scandalosi come la questione probabilmente della Renacarta. Abbiamo detto, diciamo, siamo diciamo, stessi, abbiamo fatto noi questa posizione rigida e diciamo come se chissà che fosse successo, come se fossimo la Corea del Sud e la Corea del Nord, qua non ci sta nessuna Corea. Per quanto riguarda il momento specifico della tassa di sbarco, voglio solamente dire che il problema è capire se al di là del fatto specifico dell'area marina protetta, dove dobbiamo raggiungere un budget, l'aumento del 10 centesimi, poi finalizzata ad una diversa ripartizione a monte diciamo degli importi, cioè finché dobbiamo raggiungere i 2.100.000 euro, va benissimo. Giusto? Siamo d'accordo. Ma non è che noi la possiamo rimanere per sempre e dopodiché dividiamo sempre al 50% dei due comuni, perché poi alla fine sono numeri importanti. Noi già diciamo, abbiamo visto che attraverso il sistema che è stato attuato siamo scesi da quelli che erano previsti dal 66%, siamo al 62%. Allora, se è finalizzato come una specie di tassa di sconto alla, diciamo, all'aumento diciamo, della fine di 200.000 euro previste per darci un budget che riguarda questo, cioè io dissi tra altre cose, facciamo una cosa, quello che rimane oltre non è che può essere diviso, raggiunto l'obiettivo di nuovo a fare sempre così, dividiamo al 50%, perché non è corretto, io devo pensare anche agli interessi comunitari, giusto? Allora, non è corretto, e dissi in questa riunione, dissi, perché la facciamo una cosa, tutto quello che è in più, teniamolo accantonato per eventuali problematiche future del diciamo, ma non è che è un fatto scontato ogni volta che ci sta per esempio in questo caso un aumento, di che non li dividiamo più come previsto diciamo, dall'accordo iniziale e dividiamo al 50%, perché non è corretto nei confronti diciamo, del nostro interesse della nostra diciamo, comunità, secondo il nostro punto di vista. Per quanto riguarda il discorso diciamo, di fare un tavolo, una cosa eccetera, ne parliamo, ma andiamo un attimo dopo parlare un attimo rispetto alla vostra richiesta, insomma. Che mi viene qua la sprovvista perché non ne abbiamo diciamo, parlato, non c'è altro il tempo di parlare, ma al di là di tutto non ripeto, non c'è nessun problema nei confronti del Comune della Gatta, i problemi sono incontrati, quindi di questi sono tanto perché lunedì dobbiamo andare a Napoli, siamo stati ancora dall'altro per la questione dell'elicottero, dobbiamo andare il 30 alle due sindaci e ci andiamo, però diciamo che presentarsi davanti al ministro con una strategia condivisa è un pochettino, come dire, ma non penso che diveremo una situazione diversa. Allora, per quanto riguarda il tema diverso la faccenda del ministro, allora sul tema il ministro che è stato detto la quanta influenza, io te l'ho detto prima e lo ripeto adesso, io non so se sia stata un'idea felice quella praticamente di essersi fatta parte attiva. Intanto perché, non ci vuole, lo sappiamo tutti, tutte le aree marine protette che sono state istituite in Italia non hanno mai visto il concorso degli enti locali. E questo secondo me ci penalizza molto, perché io non riesco a capire perché siamo circondati da altre aree marine, sostenute appunto da fondi nazionali, noi dobbiamo sempre fare la nostra parte, che per di più è diventata anche foriera
Io per una questione di responsabilità amministrativa, questa cosa io non l'ho condivisa, però la, di continuità amministrativa, ho detto non posso smentire chi ancora ad aprile ha fatto, ha dato al ministro il 10 aprile e ha detto questo. Quindi è una questione di serietà del lavoro che ho fatto precedentemente. Però vi dico con grande sincerità che appunto quello che vedevo è accaduto. Dopodiché che cosa penserà il ministro? Oggi mi preme che cosa penso io, che cosa potete pensare anche voi del ministro. Perché dico questo? Lo dico con grande serietà. Perché quello stesso ministro che oggi, nei cui confronti noi ci preoccupiamo, perché cosa penserà se la tassa di sbarco, se la tassa di sbarco no, nei giorni scorsi, l'avete sentito come l'ho sentito io, ha smentito voi stessi. Cioè quando lui mi dice, scusate, quando lui mi dice che inizia il procedimento di istituzione dell'area marina protetta con quella cosa, peraltro lasciando intendere, facendo cadere molti nell'errore che fosse stata istituita la marina protetta. Ma io guardate, un messaggio lasciato in piazza. Sì, 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 no, ma io guardate, lo dico con grande serietà, il Consiglio Comunale, nella, con la consapevolezza di quello che sto dicendo, assumendomi tutte le responsabilità. Allora, nel momento stesso in cui viene in piazza, a voi, ai ragazzi della di Marilino, dice dicembre 2019 Capri avrà la sua area marina protetta, la startup, tutte queste belle cose qua, io lo prendo sul serio, come penso tutti quanti. Dopodiché scopro che invece a fine dicembre se ne esce con questa latina che non ha nessun valore giuridico, nessuno, motivo per cui che gli consente di uscire da un angolo, l'angolo nel quale l'abbiamo infilato, quando è stato usato, quando è stato stanato, quando si è accestinato. Diciamo che il nostro emendamento era il peggiore di questo mondo e sono sicuro che ho fatto bene a renderlo pubblico, non per mettermi in Roberto le medaglie in petto, perché non ho bisogno di questo, perdonami, ma perché se non avessi dato pubblicità a questa cosa, non se ne sarebbe parlato, non se ne sarebbe parlato. Quindi questo emendamento, il fatto di aver cestinato l'emendamento, cioè di aver parlato prima che ci stava un'iniziativa che concretamente lo incalzava e di cui è stato cestinato, di cui lui si è assunto la responsabilità, si sarebbe dovuto assumere la responsabilità, perché di al contempo diceva che c'era un atto del governo su cui stava lavorando. Io vi posso mostrare tutta la mia saggistica, perché a un certo punto si è anche sostenuto che sul mio WhatsApp sta scritto che ogni tanto il Parlamento si perde le carte per strada. Me l'ha scritto un ministro, a me non risulta che il Parlamento si perda le carte per strada, perché il Parlamento può approvare soltanto quello che gli viene passato dal governo e tra le priorità del governo non c'è stata l'area marina protetta né tantomeno l'atto del governo su cui si stava lavorando. Allora, quando quell'altro giorno dice che sta procedendo, ha firmato per l'avvio del procedimento, ha smentito voi, che evidentemente dice non avete fatto assolutamente niente, che non avete trovato niente. Io ho trovato soltanto quella delibera di consiglio comunale, perché tutto il pretesto purtroppo non l'ho trovata agli atti del consiglio. L'ho chiesto ma non me l'hanno dato. Io ho chiesto un fascicolo che mi consentisse di inserirmi in un vostro procedimento, ho trovato soltanto quella delibera di consiglio comunale in quale si faceva. Ne ho preso altro, io evidentemente c'è soltanto questo. Però lui smentisce voi, ma smentisce anche se stesso, quando sostanzialmente in quell'iniziativa pubblica diceva entro dicembre 2019 ci sarebbe stata l'area marina protetta, e quell'area marina protetta invece non è stata istituita. E aggiungo, di quella foglio noi non ce ne facciamo niente, perché ritorno a dire soltanto il tentativo, il maldestro di uscire da un angolo nel quale lo abbiamo confinato, di chi probabilmente se non dovesse durare questo governo, come molti immaginano, nessuno ne farà alcun uso, perché non segue la mia. Potrà dire la colpa non è mia, ma soprattutto gli consentirà di vedersi riabilitato agli occhi di una regione Campania per la quale lui sta strizzando l'occhio il quale si vuole. Allora, giusto per dire che, ma io lo dico come Paola Mazzina, ma penso di dirlo anche a tutela della dignità di ognuno di voi. Di voi che stavate prima di dire, cioè di dire non prendeteci in giro. Cosa diversa, poi dice, e queste cose non sono, come dire, non rientrano nei rapporti istituzionali. Il maggior riferimento al fatto andare dal ministro con posizioni diverse, non è che si fa brutta figura nei suoi riguardi perché ne porta fino a un certo punto. Il problema è che gli svoltare un assist per. Ma quello non c'è. Ma ti dico di più, che lui non stava neanche in castro, perché quando ha sventolato quella cartografia, brava, è una cartografia, brava! Quindi tu mi stai dimostrando superata, ampiamente superata. Quindi francamente in questo momento io dal ministro mi attendo risposte, non così spettacolarmente e roba va. Comunque. Allora, la funzione aveva in senso di come consigliere quel ragionamento, fare, superare l'ostacolo. Quel ragionamento, come dire, ha una sua logica, però permettimi di dire, siccome è stato anche questo tra gli argomenti che si dà,
che cambia la gabbia, si fermino sotto la Madonna, eccetera, eccetera, perché a Roma non, perché c'erano ben altri, quindi era diversa la prospettiva sulla via Marina Proletti, per quel che mi sono fatto. Grazie consigliere, abbiamo anticipato la discussione, chiaramente facendo un po' uno strappo al regolamento, nel senso che la discussione e la votazione di proposte che non sono all'ordine del giorno non può venire nella seduta odierna del Consiglio Comunale, per cui acquisita la mozione del gruppo consigliare Caprivera verrà chiaramente inserita nel prossimo ordine del giorno e verrà deliberata. Assolutamente, no, assolutamente, semplicemente è stato più che altro un chiarimento sulla questione in generale. Abbiamo acquisito a verbale la mozione presentata che verrà inserita al prossimo ordine del giorno. Per cui possiamo passare al Sì, prego. Non sono affatto soddisfatto della risposta della Presidenza alla nostra richiesta, perché noi abbiamo presentato la mozione corretta, quanto ci ha detto il Presidente, circa la discussione di questo argomento nella seduta successiva a questa mozione. Ma io richiamo a quello che ho detto io, il mio intervento. Ho detto che il riferimento alla mia richiesta era per la posizione di questo Consiglio Comunale nei confronti del Comune di Ama, perché io, Presidente della Commissione, non sapevo che c'era stata una curva di dissenso del Comune di Ama, e questo appunto mi ha messo la lettera del 19, capito? Mi ha messo, diciamo, una posizione di imbarazzo, eccetera. Io insisto per la richiesta, perché non concede la possibilità di discutere, a mio avviso, la dimostrazione che esistono anche in questo Consiglio Comunale posizioni divergenti per quanto riguarda l'istituzione dell'area marina. Quindi io riferisco ad un dato politico, quindi la mozione ha un suo iter amministrativo. Poi c'è questo intervento ieri, Presidente, cioè, che ha una natura politica. Per esempio, a me interessa sapere quando verrà effettuata la convocazione promessa dal Ministro per discutere i contenuti dell'area marina protetta, alla discussione vengano chiamati anche i capigruppi del Consiglio Comunale, perché per un argomento così importante io credo che sia giusto e corretto che ci sia una partecipazione quanto più estesa e ampia possibile, e non limitata ovviamente ad una sola parte di rappresentanza. Non è un fatto polemico, ma al contrario, deve essere un contributo serio, fattivo e collaborativo che il gruppo di minoranza del nostro gruppo pone per quanto riguarda questo problema. Quindi è solo per questo che io insisto per la richiesta. Mentre per quanto riguarda la mozione, io ne prendo atto, però interpreto questo atto come un atto certamente che non va nella direzione concorde di affrontare il problema dell'area marina. Grazie. Allora, consigliere, un attimo solo. Consigliere, io mi sembra di aver dato ampio spazio alla discussione e di non aver vista proprio la grande importanza dell'area marina protetta che riveste per noi tutti. Quindi assolutamente la discussione sulla vostra mozione è avvenuta e anzi sto continuando a dare spazio, c'è un intervento successivo della professoressa Mazzina. Quindi c'era per quanto riguarda la votazione è un'altra questione, non si può votare su proposte che non sono all'ordine del giorno, altrimenti la mozione si tramuta in un inserimento di un nuovo argomento all'ordine del giorno che non è consentito dalla legge e dalla legge. Gli assegno per impugnarla. Non è che è una forma di rispetto per gli assegni, o se non teniamo più rispetto di me, no, 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 ma vi volete preparare su questa cosa? Ma questa è una cosa più diversa, una cosa più formale che sta stata scusate, la replica al consigliere Mazzina. Allora, rispetto all'intervento del consigliere
consigliere Costantino, quello Federico, mi preme di tornare su un punto. Sicuramente sono io che non ho capito bene il senso della sua replica. Allora, quindi nel corso della seduta di commissione e del consiglio comunale, alla domanda che mi è stata posta, io ho risposto avendo tutti gli elementi che avevo a disposizione. Solo in un secondo momento, quindi quando dice io non sapevo del dissenso, quel dissenso in quel momento storico non era stato mai manifestato, si è espresso successivamente, in concomitanza probabilmente, ma forse sono io che sono in malafide, in concomitanza come effetto probabilmente della revoca della delibera sulla metropolitana. Infatti tanto è vero che nella lettura della lettera che con la quale si rompe il rapporto istituzionale per trascinamento si tira in mezzo l'area marina protetta come il primo tema praticamente è stato individuato. Quindi il dissenso è stato manifestato solo successivamente e secondo me ha una sua spiegazione rispettabile, tutta politica, non giuridica. Perché giuridicamente noi la soluzione l'avevamo trovata, l'avevamo condivisa e non si era manifestata in nessun'altra forma di dissenso. Tutto qui. Quindi è chiaro che non era nelle condizioni di sapere, ma perché neanche noi non eravamo nelle condizioni di sapere, perché è stata la situazione politica maturata successivamente che è diventata foriera di ricadute di altri. Dopodiché, quindi per questo mi premeva sottolineare, perché, ripeto, per precisazione, in quel momento solo, alla domanda che voi mi avete posto nelle due sedi diverse, la risposta che vi ho fornito era una risposta che ancora oggi confermo, che stava ai dati, alle riunioni, alle cose che ci siamo detti e che abbiamo condiviso. Il fatto è che diciamo, la lettera del 9 dicembre e quello che tu stai dicendo oggi porta a una ricostruzione dei fatti che non è proprio corrispondente, quindi non sto dicendo che tu stai mentendo, sto dicendo che effettivamente... Ma è stato il mio errore, e lo riconosco, lo so quella cosa, di non dover più prendere per buone le cose che si dicono e che si condividono. Evidentemente io devo far mettere tutto per iscritto e questo è chiaro, però cosa diretta, allora quello è proprio l'unico, quello è verbalizzato. Stai cavati, però c'è un paio di il fatto è che noi non eravamo presenti alle riunioni di cui parla, ricevevamo questa lettera, ci vediamo giustamente quello che tu ci dice, potevo, ci troviamo in mezzo, non abbiamo niente fatto. Ma che tu chieda spiegazioni, non avessi chiesto stamattina, ma ti dico di più, che se tu stamattina non avessi chiesto tu, spiegazione, non avessi chiesto sentito, che l'avrei voluto finire io, perché il solo fatto di ventilare che qui ci sia qualcuno che la mattina si sveglia, io questa cosa non la posso accettare. Dopodiché possiamo anche scontrarci sulle posizioni politiche, voi la pensate in un modo e io la penso in un altro modo, ma alimentare soltanto lontanamente, vagamente, l'idea che ci sia qualcuno che giochi con i rapporti istituzionali, giochi con le parole, per questo veramente non la posso proprio accettare, non la posso accettare, posso capire la logica politica, ma scusami. Non avendo partecipato alle loro, e questo non è in questo che ringrazio, ma io non riesco a trovare, non mi appena se non io sono capito perfettamente, hai ragione, capisci soltanto che questo tema è stato il tema che è stato trovato sul tavolo nel momento storico in cui si è determinata la regola della deriva ed è stata praticamente pizzicata d'occhio per dire adesso facciamo questa situazione. Dopodiché ripeto, io quello che noi abbiamo fatto io lo rivendico con orgoglio e andrò avanti, dopodiché mi girerò dietro e vedrò effettivamente chi ci sta e chi non ci sta e ognuno si assumerà le sue responsabilità. Anzi, grazie dell'occasione. Grazie consigliere, la parola al consigliere Romano. No, io dico la discussione interessantissima e importante. Però da quello che capisco parliamo di una lettera che è stata fatta tempo fa, per cui c'era tutto il tempo per portare un argomento nei termini di discussione del Consiglio Comunale, anziché proporre così all'improvviso il Consiglio Comunale, che pure noi siamo un attimino spiazzati e non è corretto. Diciamo che venga votato l'argomento di tre persone diverse dalla maggioranza che voglia imporre diciamo, una votazione su qualche cosa deve essere portato nei termini di legge e del regolamento. Si formulava la votazione di Nato, la sveglia semplicemente rimettiamo i rapporti, non parla della lettera di chi ha ragione, no, di chi ha sicuramente se ne può discutere sicuramente il prossimo consiglio comunale, ma non si può imporre la votazione oggi senza aver portato l'argomento nelle forme nei termini previsti dal regolamento. Mentre normale. Poi chi ha fatto la discussione, tanto chi la vede bianca, chi la vede nera, ci vediamo sempre diversamente. L'importante è notare che l'altro. Ha
vabbè, è stata comunque l'occasione per discutere di un argomento di grande attualità e poi il Presidente ha ritenuto che fosse giusto che si discutesse ampiamente sulla questione. Per quanto riguarda la mozione è stata appunto messa agli atti e acquisita verbale di questa seduta del Consiglio Comunale, per cui verrà ripresa la discussione nel corso. Possiamo passare al punto, soltanto essere sicuro che venisse verbalizzata la mia dichiarazione. Certo. Già stato fatto, cioè che io dissento completamente dalla... C'è la verbalizzazione, diciamo, le verbalizzazioni. Sì. Dissento completamente da quanto disposto da... magari non so. Da quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio e dal Gruppo di maggioranza. In quanto vi ho proposto un problema politico al di là della mozione e al di là dei pezzantinismi sull'applicazione o meno degli articoli del regolamento e della gestione del Consiglio Comunale, perché non l'ho fatto ai sensi dell'articolo 21 del regolamento, che non ha niente a che vedere con il problema delle mozioni eccetera. E io registro, questa è la mia dichiarazione, registro la posizione del contrario dell'amministrazione e che mi induce a credere due cose. Uno, si mantiene il clima di tensione nei confronti del comune di Capri. Due, che invece sull'argomento ci siano all'interno dell'amministrazione delle posizioni divergenti. Questo è il senso della mia dichiarazione e ringrazio. Grazie consigliere, a questo punto vorrei fare anche io la dichiarazione come presidente, appunto ai sensi dell'articolo 22 è stato dato ampio spazio al consigliere Federico per discutere su argomenti che non sono stati scritti all'ordine del giorno, come giusto. Stiamo discutendo da mezz'ora un po' tutti, quindi probabilmente in complessivo non lo so, non l'ho cronometrato perché insomma essendo un argomento di grande importanza. Perfetto. Chiaramente non si può portare in votazione un argomento che non è stato inserito all'ordine del giorno, perché si può portare in votazione un argomento non inserito all'ordine del giorno. Vabbè, allora. Andiamo contro l'articolo 16 del regolamento, contro le norme di legge, va bene così. Nel frattempo la Presidenza del Consiglio ritiene di aver chiaramente giustamente agito. Passiamo al secondo argomento all'ordine del giorno, che è la revisione periodica delle partecipazioni. Relatore il consigliere Salvatore. Grazie Presidente. In effetti la delibera che sottoponiamo è una delibera prettamente tecnica che ci accingiamo a fare in quanto la legge lo prescrive. La frase di delibera è preparata un appunto, quindi è da prendere lo do se riesce a interpretare correttamente la mia grafia. Sai molto bene, è inutile che facciamo la trasposizione delle sul nastro. Allora, la norma di legge che andiamo a discutere è l'articolo 20, comma 1 e 4 del decreto legislativo numero 175 del 2016. Questa norma prevede che entro il 31/12 di ogni anno si effettua un'analisi dell'assetto complessivo del risultato partecipato. Scusate. E ove ricorrano i presupposti di legge, bisogna procedere a un piano di assetto con eventuale fusione o soppressione delle società o di una delle due società. Si prevede di comunicare alcuni dati contabili relativi alla situazione in corso della società a modo di censimento annuale delle partecipazioni. Dall'analisi predetta, considerata anche le delibere adottate dalla precedente amministrazione, tenuto conto anche dei pareri favoriti degli organi finanziari interni e dell'organo di revisione contabile del Comune, ossia il revisore unico del Comune di Cagliari,
non sono emesse condizioni tali da porre in essere in liquidazione una delle due società o tutte le due società partecipate al comune e che risultano rispettate le disposizioni di legge di cui agli articoli di legge del decreto legislativo numero 175 del 2016, ciò detto appunto si propone quindi di approvare la delibera sottoposta all'ordine del giorno con il dispositivo che credo abbiate avuto modo di leggere e una serie di prese d'atto che riguarda appunto la ricognizione delle partecipate possedute. Grazie. Ci sono interventi sull'argomento? Il consigliere Busone. Allora, grazie Presidente per la parola. Per quanto ci riguarda, rifacendoci anche alle dichiarazioni fatte nel momento in cui dovevamo approvare i bilanci delle società, e visto che tendenzialmente la delibera odierna ripercorre in pieno quello che abbiamo già deliberato lo scorso anno quando questo adempimento fu portato in Consiglio Comunale, e visti i pareri favorevoli che anche le Isole dei Conti esprime sulla situazione oltre agli uffici, noi come gruppo Capivere in particolare, io e Paolo, avendo fatto parte della scorsa amministrazione, ci sentiamo di dare il voto favorevole rispetto a questa situazione, che il Consiglio di Comune vedete sia allontanato. Quindi per noi è voto favorevole. Allora possiamo passare alla votazione, voti favorevoli. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, come prima, unanimità. Alle ore 10:27 possiamo quindi dichiarare conclusa l'odierna seduta del Consiglio Comunale. Grazie a tutti.